Buongiorno a tutti, siamo alla prima sessione di yoga in terrazza. Siamo in Algarve, il paese si chiama Mantarota. Si chiamano i pensionati che vivono in Algarve. Dopo 42 anni di lavoro, non miei ma di Roberto, questa grande scelta. Vivere 6 mesi e più in questo paese meraviglioso che ci accoglie. Trovi italiani, trovi spagnoli, trovi non inglesi perché non possono ancora passare, le frontiere sono chiuse. Abbiamo fatto 2 giorni di viaggio percorrendo la Spagna e prima ancora la Francia, velocissimo. In Spagna pochissima gente per strada, abbiamo dormito in un albergo completamente igienizzato, tra l'altro è un albergo che accoglie anche gli animali con tanto amore e siamo arrivati con i nostri 2000 e passa chilometri sulle spalle. Percorso semplice, diretto, si attraversa tutta la Spagna centrale e si arriva in questo meraviglioso paesino. Noi siamo proprio all'inizio, molto vicini a Siviglia, molto vicini alla Spagna. Probabilmente raggiungeremo presto i nostri amici Willy e Mariella, che Willy, 40 anni di amicizia con Roberto, 40 e passa, si sono visti da giovanotti ai primi lavori in Pirelli e poi hanno continuato ad incontrarsi con il loro lavoro che parla tanto di numeri. Quindi parlando di numeri c'è la possibilità proprio di vivere una seconda vita. Ci vuole una grande consapevolezza, un grande bene, un grande bisogno di rivoluzionare proprio tutto. Possono mancare i propri cari e non è poi così lontana la Spagna e soprattutto il Portogallo, perché si può partire tranquillamente da Napoli, si può partire tranquillamente da Bergamo, in 1 ora e mezza sei a Faro. Questo anche bello, tenuto molto bene, nuovo, ecologico, aeroporto. E poi prendendo una macchina, sicuramente la prenderemo portoghese. Si inizia questa grande avventura che secondo me, per me, dal mio punto di vista, può iniziare a settembre perché ancora non c'è la cognizione. Sì, c'è la casa, ci sono le passeggiate al mattino. Che cosa mi ha mantenuto in questa continuità da anni? Da 35, come Roberto, quasi 40. Lo yoga. Lo yoga, questa unione, questa consapevolezza, questa rivoluzione interiore sempre, perché se hai qualche pensiero, tu fai 1 ora di yoga e poi mi racconterai cosa succede. Arrivati in questo paradiso di silenzio, di tranquillità, ovviamente sono iniziati i lavori. Perché lassù c'è un personaggio sul balcone che dirige i lavori, perché lui essendo in pensione, che cosa ci voleva vicino a lui? I lavoratori che fanno tanto tanto rumore dalla mattina alle 8, sta predicando, fino alle 5. Allora ho detto va bene, posso fare yoga alle 5 perché tutto finisce e tutto tace. Allora, orecchie nel vostro intimo percorso di yoga. Con la mia preghiera, con la mia passione, con la mia voglia di darvi tutto quello che posso, al di là dei rumori, ma poi se ne andranno. Succederà che iniziando qualcosa accade di magico, quella sensazione di silenzio. Grazie, siete in tanti, vi vedo. Ci stiamo avvicinando alla musica. Io adesso appoggio là in alto perché la mia terrazza da Olcio, che era molto grande, qui è piccolissima, ma lo yoga, la dimostrazione dello yoga è passata una rondine. È quella di poter fare yoga ovunque, persino sopra quella montagnetta di sabbia che
che è morbida come Borotalco. Chissà, magari quando faremo lo yoga dell'elemento terra mi metterò lassù. Allora, mi giro verso di me. Spero non caschi il cellulare. Perché il vento è aumentato.
Bene, com'è andata? Abbiamo fatto una sequenza veloce. Giorgio Frampolini, buongiorno. Grazie. Laura Ferrario, Claudio Villa, Salvatore Ciluffo, Susanna Latino, ciao, hai visto Robertino, Barbara Spazzedeschi. Stiamo organizzando in montagna questo itinerario olistico, di cui ne vado veramente fiera. Oggi a Makala, un'insegnante di yoga, ha fatto un intervento dicendo che in estate molti percorsi di yoga vengono fatti gratuitamente. E lei proprio diceva, ma cerchiamo, già Babi, di dare qualcosa a queste persone che si danno da fare, ma non solo alle teacher, a questi professionisti, ma anche a tutto il territorio, che possono essere i bar, che possono essere le funivie, che possono essere tutte le persone che ci stanno dando qualche cosa. Allora Barbara nel suo ingegno ha comunque detto di lasciare questi 5 euro a persona, che tra l'altro andranno ai professionisti, ma i professionisti potranno anche dare in beneficenza. Quindi ringrazio Makala che ha proprio raccontato questa sua opinione, che in fondo lavoriamo per dare tantissimo, ma ognuno di noi deve far quadrare sempre i bilanci a proposito di numeri. Quindi con tanto grande piacere vi aspetterò in questi valli. Tanto riuscite a trovare su Facebook o su altre informazioni, soprattutto su Valsassina News, tutto il calendario, e io cercherò di partecipare. Molto interessante anche il discorso degli oli essenziali e come utilizzare. Federica Cocis è veramente grande, ha delle conoscenze, un'enciclopedia piena, e via via tutte le ragazze di yoga, di meditazione. Poi ci sono anche gli uomini, Cesare, Luigi, anche begli uomini ho visto, con un buon lavoro su arti marziali, su Tai Chi e tanto altro ancora. Adesso iniziamo la sessione insegnando un po' lo yoga base. Abbiamo cercato di vedere una sequenza, quando uno è capace di fare le asanas, le sente che può avere padronanza. E ora invece, quando proprio dobbiamo iniziare dall'ABC. Lo yoga non è ginnastica. Lo yoga ha in sé un'attività così individuale, e ogni giorno può essere diverso, perché abbiamo a che fare con il nostro corpo, con i nostri legamenti, con le nostre ossa, che sono sempre diverse, a volte anche a seconda di che cosa mangiamo. Ricordatevi che come mangiamo latticini e farina 00 e tutto quello che è bianco, raffinato, arriva direttamente alle giunture, creando proprio maggiori difficoltà. A volte abbiamo dei dolori ai tendini fino al tallone, alle caviglie, ai polpacci, proprio perché c'è anche una difficoltà linfatica. È come se tutto viene racchiuso, trattenuto. E fondamentale è il respiro. La respirazione tempra lo scheletro. Se io sto in una posizione, ma inizio a espandere la cassa toracica o inizio a espandere l'addome, io avrò la tenuta di questa posizione, di questa asanas, una tenuta efficace, e a lungo e mi darà maggior soddisfazione. Bene, ora siamo tornati alla nostra normalità. La prima posizione è Samastiti. Samastiti è il grande radicamento, un radicamento dove i piedi sono fondamentali con i loro tre punti di appoggio. Ricordatevi che nei piedi, grazie alla riflessologia plantare, migliaia di anni fa hanno scoperto che esistono organi e una stimolazione di recettori. Potete immaginare che dall'alluce noi proseguiamo con dei meridiani fino a metà la parte centrale del cranio e via via fino a ogni mano. Quindi il pollice, il secondo dito, il terzo dito, il quarto dito del piede raggiungerà anche tutta la parte con organi meridiani
di ogni fetta di questo corpo. Allora anche nello yoga e nella posizione di Samastiti c'è un atteggiamento di espansione, radicamento con i piedi, radicamento con le ginocchia, tutto sta in linea. Ma è da qua che inizia la respirazione. Qui si cede a un'espansione laterale che raggiunge le mani come presenza, i pollici, e la chiamiamo la posizione del candelabro, proprio perché si spostano all'indietro i pollici. Ecco che accade che il piccolo pettorale viene completamente ruotato all'esterno. Qui metti anche i polsi che hanno bisogno di essere completamente stirati, siamo sempre in posizioni chiuse e le dita sono sempre accartocciate. Ora siamo all'opposto, apertura, piccolo pettorale, mano, immaginiamo col polso di appoggiarlo a un specchio e iniziamo con i mignoli, le dita, a stirarle fino a quanti sentire come delle corde che vengono tirate. Stai e stai con il respiro. Quando arrivi al pollice cerca di spostarlo un pochino anche più laterale. Stessa cosa lo farai con l'altro lato, partendo dal mignolo, ricordati questo polso. E col respiro immagina di passare attraverso le dita delle mani, fino al contatto con l'altro dito dell'altra mano. Un inspiro e un espiro completamente attivo e presente. Perché chiudere gli occhi? Chiudere gli occhi, ci sono dei recettori all'interno degli occhi che ti danno la possibilità di sentirti leggera, di cedere alla sensazione psicosomatica e psicosensoriale dello stare qui. Ti permette di spaziare e di sentire questo cranio che si espande e espande completamente. Abbiamo parlato di respirazione nello scheletro. Quindi siamo anche all'interno del cranio. Apri e stai lì col respiro. Intanto in Samastiti siamo già rimasti più di 4-5 minuti. Iniziamo ad andare sulle dita dei piedi e le dita dei piedi, compresi questi piccoli cuscinetti sotto, che corrispondono alla riflessologia ai polmoni e a tutto il trapezio dietro. Dobbiamo spingere, allontanare le dita da questi cuscinetti. Infatti, quando cede il metatarso nel piede, si ha una sensazione di contattare le ossa. A volte non si riesce neppure a camminare, figuriamoci a mettere dei tacchi. Allora la soluzione è proprio questa, spostare questi cuscinetti che sono spostati troppo in avanti, troppo vicino alle dita, allontanarli e continuare a lavorare sull'allungamento. Altra cosa importante è l'alluce. Abbiamo sempre queste posizioni costrette. La parte mediale del piede, quindi siamo dall'alluce fino al tallone, nella riflessologia è la colonna vertebrale. Pensate com'è importante quando noi nello yoga prendiamo con due dita l'alluce e iniziamo a spostarlo lateralmente o a distenderlo e a tirarlo. Vuol dire che stiamo lavorando sulla testa, sul collo e su tutta la parte della cervicale. Quando accade un incidente, immediatamente bisognerebbe, nell'arco di 4 secondi, lavorare sul punto che è stato leso. Ad esempio, se ha un gibollo in testa, voi andrete a stimolare l'alluce schiacciandolo. Sentirete una zona dell'alluce che sembra avere una piccola gibbosità. Lavorate su quella e vedrete che anche la gibbosità all'esterno, il livido, l'edema, viene riassorbito completamente. Sto ancora lavorando sulle caviglie e sto ancora lavorando sulle dita che stanno cercando sempre di trovare spazio, però ho messo anche tutto il peso del bacino, quindi sentirò schiacciare le cosce. Abbiamo parlato di linfa, abbiamo parlato di linfodrenaggio. La seconda pompa vitale, quindi c'è il cuore, è in mezzo ai polpacci, ai due gemelli. Lì c'è una spinta e l'altra parte fondamentale che deve sempre essere schiacciata è sotto al piede, nella parte mediale, dove abbiamo quelle due arcate.
che si chiama Lejian. Lì sono dei tendini che si infiammano facilmente. Allora dobbiamo sempre lavorare sui piedi per cercare di sentire quanto sono contratti, ma quanta possibilità hanno di lavorare. Tibio tarsica, le ginocchia dovrebbero essere all'altezza delle dita e dare un angolo molto piccolo. Da queste posizioni non siamo abituati, quindi sentiamo subito le ginocchia. Allora cerca di ogni giorno andare a insistere su quel dolore, andare proprio a ruotare completamente le dita, le stai stirando, stai facendo un stretching incredibile ai piedi. Quando non resisti, rulla sulle ginocchia immaginando che siano delle ruote, distendi il dorso dei piedi e ti appoggerai in Vajrasana. Se hai fatto bene tutto, ti troverai perfetta, con i glutei che si sono appoggiati ai talloni. Hanno trovato tutto lo spazio possibile tra la coscia e il gluteo. I talloni hanno trovato tutto lo spazio possibile per entrare in quelle selle che si chiamano osso ischiatico. Lì la lombosciatalgia rimane sempre contratta. Quindi stai lavorando su un allungamento, soprattutto quando cedi qui, busto all'indietro e poi in avanti. Se osservi bene, il movimento parte sempre dall'osso sacro. È un movimento, immaginalo, a frusta. Ricordati che ogni movimento che stai facendo, e insisterò tanto su questo, non è mai inutile, è sempre utile. Anche un micro movimento come questo, stiamo portando a un'anteroversione. Immagina di fare una grande gobba con la schiena. Senti le braccia che stanno arretrando. Di nuovo sei col bacino e immaginati questi blocchi, il bacino, il torace e la testa. Quanto si stanno allineando. Il ritorno ad appoggiarti con queste creste iliache in avanti, appoggerà anche le braccia. Ora ci stiamo preparando per la posizione di Balasana. Prendi tutto il tuo spazio possibile. Staremo a lungo in Balasana. Tutto quello che è arrotondato, puoi immaginarlo come una foglia piegata. Le mani inizieranno a camminare. Cerca di sentire la colonna vertebrale dall'osso sacro all'apice della testa. Cerca di sentire le dita che ancora stanno tirando, ma tu stai cedendo con le spalle verso la terra. In più hai anche la codina, l'osso sacro, che sta cedendo, cercando di avvicinarsi ai talloni. Quindi tu hai questa immagine di schiacciata, mentre le dita stanno dando un'immagine al corpo e a tutto il sistema nervoso di allungamento. Collabora questo allungamento con la colonna vertebrale. Sentila. E ricordati di respirare. C'è questa pancia, questo ombelico che sta respirando verso la terra. Quando torni, vedi cosa sto facendo? Mi sto aiutando con le mani, perché la grande trazione che ho avuto alla schiena, a tutto il trapezio, a tutti i paravertebrali, ha bisogno poi di ritornare lentamente. In ogni posizione dove io sono inaccovacciata, come nella foglia piegata, in Balasana, mento, naso, fronte, la colonna vertebrale si distende, si apre come si apre il trapezio. Allora appoggia le braccia ai lati. Hai tutto lo spazio per respirare. La respirazione sarà fatta in mezzo alle cosce, mentre tutto il trapezio e la schiena è completamente appoggiata con il peso. Anche lì stai dando due. Una è quella di rilassamento completo. L'altra è quella di respirazione e di spazio per gli organi viscerali. Siamo già nella controposizione. Cosa ho fatto? Sono scivolata tutta in avanti. Voglio appoggiare pube, i tre punti dei meridiani zen profondi che corrispondono al sistema linfatico. Sto dando un impulso all'infodrenaggio tutto interno delle gambe. In questo periodo di maggiore calore le prime a soffrire sono le gambe. È un dolore interno, si verificano anche crampi, abbiamo bisogno di strizzare i reni sono carichi,
sudando, maggiore calore, buttando fuori. I reni hanno vicino nella parte sopra i reni cristalli di calcio e urea che si sono tutti cristallizzati. Allora queste posizioni dove i reni vengono strizzati, grazie alle braccia che spingono, cerca di sentire, immaginare come se fossero due spugne. Le sto strizzando, poi devo dare tutto il tempo a queste spugne di riprendere l'acqua e in questo caso di riprendere ossigenazione. Fai caso che io sono sostenuta senza braccia con il busto, quindi sto già utilizzando dei muscoli. Sento le coste completamente appoggiate. Addirittura con le mani all'interno, con le dita, e tu puoi vedere bene, stanno entrando nel diaframma, lo stanno contattando. Il diaframma, puoi immaginarlo come un muscolo piatto, con una capacità elastica magnifica. Può diventare il doppio della sua lunghezza. Espandilo, le spalle, ricordati di poggiarle dietro, di sentire questo trapezio. Il trapezio è questo, si inserisce nel collo. Devi sentirlo sempre che ha spazio, non deve stare così, deve stare il più lontano possibile. Io so che si fa molta fatica, ma il giorno dopo ancora con l'allenamento, tu sentirai che questa è la posizione ideale. Gomiti attaccati alle coste, le coste si stanno. Questa pancia, lasciala andare. Immaginati come se fosse un velo. E questi pilastri che sono le braccia e le gambe a cui sei appoggiata. Sono ancora in spinta. Sto ancora strizzando i reni perché le mani non sono appoggiate. E vado a strizzare per la seconda volta. Ho ancora più spazio. Sento che i gomiti li posso portare quasi ai reni. Cedi questa pancia, poi l'appoggerai cercando di spingere con le mani. Hai un fermo che è la zona lombare, che è questa che rimarrà fissa. Quindi cos'hai? Facendo tantissime trazioni del tuo rachide e della tua colonna vertebrale. Il resto del corpo non ha lavorato. Le gambe sono rimaste passive. Ho sempre continuato a lavorare con questi gomiti che stanno spingendo verso i fianchi e questo cedere del busto sempre in avanti. Sono all'ultimo e inizio a sollevare le gambe dietro e se lo farò vedere di lato perché andrò a prepararmi per l'arco. Spingi con le mani le natiche che stanno andando a contattare di nuovo i talloni. Sono in balasana come prima, ho questa profonda respirazione, prendi carica e svuota, cerca di appoggiare sempre di più le spalle. La codina sembra richiamare l'attenzione e fa da metro, da direzione della colonna vertebrale che si impila e si allunga. Ritorniamo sulla posizione di prima in modo da prepararci a fare il dondolo che ieri l'abbiamo fatto in acqua. Ritorna nel tuo balasana. Da Vajrasana, che è la posizione del guerriero che riposa. Allungati, la tua schiena deve diventare il doppio più lunga. Hai camminato. Hai sentito le vertebre basse che hanno lavorato per stare seduta e hai sentito le dita che hanno allungato le braccia. Sempre di più. Apri le braccia. Ti sei appoggiata. E hai iniziato a sentire il lavoro sul busto. Hai allungato, ma hai tenuto fermo la base sotto. Hai strizzato i reni. E ora sei pronta per sentire.
utilizza le mani sotto. Appoggia le dita dei piedi. Ricordati che queste mani stanno lavorando su delle ghiandole linfatiche nella zona dell'inguine. Quindi stanno facendo un grande impulso al sistema linfatico positivo. Se riesci senza le mani, avrai la possibilità di piegare i talloni e di prendere il dorso uno e l'altro. Qui stai ancora a lavorare senza sforzo, come se non avessi nessun attacco. Strizza bene i reni, saranno poi le gambe a spingere le braccia, in modo che senti tutto questo stiramento. Inspiri ed espiri. Tornano i talloni verso i glutei e stai sentendo finalmente la colonna vertebrale, tutta la parte anteriore. Stai avvicinando le cosce, allunghi le gambe. Sentirai un cobra molto più efficace. E ora per rilassare il tutto, andremo nel nostro gatto. Posiziona le gambe all'altezza dei fianchi, le braccia all'altezza delle mani e spingi questo peso immaginario forte, rinforza tutti i paravertebrali, srotola una vertebra dopo l'altra fino all'apice della testa. Espiri. L'input è sempre all'osso sacro. Proiettalo una vertebra dopo l'altra. Tra l'inspiro rimani in apnea, a polmoni pieni e a polmoni vuoti. Qui sei a polmoni vuoti. Inspiri. Qui sei a polmoni pieni in apnea. Un piccolo inspiro e un espiro grande. Inspiro piccolo. Espiro grande. Inspiro piccolo. Torna mantenendo questa rotondità. Ora mettiamo insieme quello che abbiamo imparato, immaginando che sia un'onda completa. Passi dal gatto, fai in modo che si possa sedere, fai in modo che tu possa rotolare. Zana non ti dice più nulla, allora puoi smettere. Se invece quella posizione inizia a farti sentire qualcosa in più e vuoi fare un gradino più alto, allora insisti. Ricordati che devi farlo sempre più di 3 volte. Ora proviamo nell'altro lato, se prima siamo usciti in questo modo. Ora proviamo invece a passare dall'alto, sempre dal nostro gatto. Avanziamo con il bacino. Qui potremo fare un bastone, attivando sempre le nostre dita dei piedi e la spinta grande. E andiamo in Urdhva Mukha Svanasana. Cedi i reni, cedi il bacino. E andiamo in Adho Mukha Svanasana.
spingi bene, hai la forza nelle mani, sì, hai la forza nelle dita. E poi schiaccia completamente la tua pianta del piede, di immaginarla come due grandi quadrotti da schiacciare. Come fai a schiacciarli? Le schiacci dai fianchi, dalle anche, come se ci fosse una persona che arriva e ti schiaccia completamente. Questo è Adho Mukha Svanasana. Il respiro è fondamentale. Svuota e rientra. Ritorna. Dal bastone, Chaturanga. Ti sei così allenata nel fare le posizioni ribaltate in avanti, che ora le stai facendo in modo sciolto. E poi a ritornare, passando da Balasana e ritirando. Gatto, scendi. Codina che si solleva, passo dal petto ai gomiti, si chiama Astanga Asana, perché sono 8 punti che tu andrai a contattare. Passi dal gatto, scivoli in avanti, i gomiti chiudili bene, piegali, solleva. Qui puoi fare appoggiandoti con le mani. Oppure, se vuoi fare molta più forza, non fare altro che rimanere. E ritorni. Ora siamo alla fine con il nostro Alasana, posizione della rana. Prepara un pochino Paschimottanasana. Gambe piegate. Prendi la matica, tirala indietro, appoggiati, srotola. Poi inizia a camminare, una e l'altra. A camminare ancora. Spalma. Questo mi dico, se tu lo ritiri all'interno, hai più spazio. Se qui si attiva troppo il mal di schiena, immediatamente appoggiati. Utilizza tutto l'avambraccio come una leva. Utilizza i polsi. Un altro segreto è quello di avere sempre un pochino il bacino più alto rispetto ai talloni. Quindi potresti arrotolare il tuo tappetino, in modo da salvare un pochino la schiena come dolore. Ecco, basta già solo questo. Se tu noti, la posizione è sempre in avanti. Questa sensazione di colonna vertebrale che si espande anche verso l'alto, ma anche lateralmente. Questo ombelico che tiene la colonna vertebrale completamente tirato all'interno. Poi andrai a piegare una gamba e anche qui cerchi di avvicinarti il più possibile. Qui puoi già fare una torsione come abbiamo fatto prima, mi sono appoggiata, e poi posso anche cercare di portare il ginocchio il più vicino all'altro. Se poi riesco, cercherò di andare a cercare l'altra mano. La pancia, respira e sciogli. Sentirai tutto questo lato completamente diverso.
ora prendiamoci cura anche dell'altro lato, con calma, con pazienza. Predispongo il braccio, avvicino e poi raccolgo. Prepari per Alasana. Alasana è sempre il gran finale. Rimette in sesto tutto il corpo, un po' come la Dana di Adho Mukha, il Kanata Sinja. Arrotonda la schiena e senti una vertebra dopo l'altra che si appoggia. Nell'ultima parte aiutati. Avrà bisogno di essere massaggiato il collo e il trapezio. Io ho ancora tutti i postumi di questo trauma alla colonna vertebrale e al collo, quindi sento questo liquor che si espande, che batte maggiormente rispetto a un 15, un mese fa. Quindi porto pazienza, sto lì e ascolto. Appoggia bene le scapole. Quando sollevo e interviene il collo, sempre cerco di prendere il tessuto connettivale e di rilassarlo. È rimasta questa gibbosità, è rimasto questo grande gonfiore per l'edema, per la botta. Ma io lavoro dall'interno, è come se dall'interno sto cercando proprio di allungare. Con queste manualità metto anche, segnando, strisciando, in allungamento il masseter, i muscoli della mandibola. Ad ogni trauma si schiacciano le mandibole, si stringono i denti e questo masseter rimane contratto. Rotazioni di lato, senti tutto il cranio rotondo che ruota. Senti queste spalle che si aprono e tonifica la muscolatura dietro delle scapole. Anche quella muscolatura è importante. Quindi immagina proprio di schiacciare tutto il corpo, tutta la schiena, tutti i gomiti, tutte le spalle. Inizia a salire. Le ginocchia vanno al petto. Appoggerai i gomiti più vicini possibili, uno e l'altro, e allunghi. Io il peso non ce l'ho sul collo, ma ce l'ho su tutte le braccia e le spalle. Ascolto tutto il flusso, abbiamo parlato di circolazione, di linfodrenaggio, quindi stiamo a sentire le vene che si stanno svuotando. E vedrai diventare più scure. Ascolta il collo, tutto il flusso arriva alla tiroide, all'addome, al denguine. E questo respiro che sembra far ritornare tutta la circolazione alle punte dei piedi. Quando torni, cerca di sentire che stai avvicinando le cosce, ricordati sempre i muscoli dietro, tienili, tieni giù il collo, lavora con gli addominali ma anche i paravertebrali dietro, sciogli le spalle. Hai sentito una vertebra dopo l'altra che si suona. Appoggiata a terra, adesso appoggerai anche i piedi, molto vicini, raccoglili con le mani. E stai salendo per lavorare un po' in controposizione, ritorni ad allungare i fianchi, senti un bel peso su tutto il piede, destro e sinistro.
Allunga bene il linguine. Cerca di avere sempre le ginocchia sopra le dita dei piedi. Stai là. Questa respirazione completa. Adesso per tornare io devo guardare con la punta del naso, gli occhi punta del naso, il pube, quindi c'è una anteroversione. La schiena completamente rotonda, si sta appoggiando una vertebra dopo l'altra. Abbiamo terminato. Profondi respiri, metto le mani sotto che andranno a spingere. Metto una posizione molto vicina, 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 vicina. Ancora questo ombelico tanto all'interno. E siamo in Vajrasana. La posizione del guerriero che riposa. Ciao Luigi Raccioppi, Gabriele Cerena, Pio di Nicola, ciao carissimo, che belle foto meravigliose. Presto raggiungerò Lorenza Nocera e quindi spero di vedere la mia amata Vietri, che tutto il periodo del Covid ci hai deliziato con i tuoi video, anche se vicinissimi a casa tua, ma con dei fiori. È stata una primavera speciale. Elisabetta Leani. A Telecolor abbiamo avuto la grande fortuna di essere intervistate dalla intervistatrice speciale, Nicole, grande. E quindi ho assaggiato tutto il suo cibo genuino fatto senza glutine, ma delizioso. E siccome scrive tanti libri, conviene prenderne uno per sapere veramente come abbinare gusto, sapore e soprattutto salute. Giulia C, buongiorno a te. Cele Luna. Simone Simo, battaglia. Per Luigi Spini. Laura Peruzzi, ciao carissima. Marcello Selva. Luciana Milotta. Marco De Vito. Mercedes Romero Medina. Giacomo Vassia, carissimo. Ci sono delle foto che tu mandi e dei messaggi di Osho, ma anche tuoi personali, che sono molto profondi. Lorenzo Pinali, c'è un Roberto Vigo che conosco, sempre qui, sempre con me. Giuseppe Ferrario, Loredana Senna, Carmen Cervelli. Allora, noi ci vediamo domani, stesso orario, ore 18. Io mi trovo molto bene perché c'è un clima ideale. Vi auguro una bellissima serata, una bellissima giornata. Grazie di essere stata con me. Ringrazio Roberta Ferrario, mia sorella, Raffaella Ferrario, la mia mamma Vittoria, che sono là in Italia e fanno il mio lavoro. Grazie, grazie, grazie. E la Lucianina che sta tenendo i nostri cani, che presto verranno anche loro in Algarve. Abbiamo trovato il loro giardino, il loro posto ideale. Grazie.